Buon pomeriggio e benvenuti all'affollatissimo stadio olimpico di Monaco per il secondo tempo di questa emozionante finale. Sta uscendo la Germania guidata dal suo capitano Nobby Hegel. Oggi pomeriggio parte favorita anche perché si è conquistata l'attenzione della stampa con la sua problematica. E adesso vediamo lo schieramento. La Germania gioca 4-2-4, Leibniz in porta. In difesa Kant, Hegel, Schopenhauer e Schelling. All'attacco Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger. Al centrocampo Beckenbauer e Jaspers. La presenza di Beckenbauer è una vera sorpresa. Entra ora in campo la Grecia, capitanata dal vecchio centromediano Heracleios. Vediamo la loro formazione e come previsto c'è una nutrita difesa. Platone al centro, Socrate al centro attacco e Aristotele libero. Aristotele sembra oggi in grandissima forma. Vera sorpresa la partecipazione di Archimede. Ed ecco la terna arbitrale composta da Kung Fu Tzu Confucius e dai guardalinee Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino. I due capitani si avvicinano per stringersi la mano e siamo pronti per il calcio d'inizio di questa emozionante finale. L'arbitro, il signor Confucius, controlla la clessidra e... partiti! Nietzsche, Heidegger. Karl Jaspers, numero 7 all'esterno, e con lui Wittgenstein. Ecco Beckenbauer. Entra Schelling, coperto da Heidegger. Schopenhauer. È la volta della Grecia, Epicuro. Latino numero 6. Aristotele. Con lui Empedocle, Diacragora e Democrito. Ecco Archimede. Socrate. Ancora Socrate. Socrate sta facendo un po' di riflessioni. Ecco la palla. Ecco la palla. Riprenderemo più tardi questo emozionante incontro. Per adesso non succede niente di interessante. A voi la linea. Bene, ancora 0-0, ma non si può dire che manchino le emozioni. Come potete vedere, Nietzsche è appena stato ammonito per aver discusso con l'arbitro. Aveva accusato Confucio di non avere una libera volontà e Confucio gli ha detto, ora ti faccio vedere io. Questa è la terza ammonizione di Nietzsche in 4 partite. Ed ecco Marx. Marx si sta riscaldando. Sembra che ci sarà una sostituzione nelle file della Germania. A quanto pare l'allenatore Lutero ha deciso di passare al gioco d'attacco. Non ha alternativa a 2 minuti dal termine. Ma la domanda è, chi sostituirà Marx? Chi uscirà? Potrebbe essere Jaspers, Hegel o Schopenhauer. Ma è Wittgenstein che non vede sua zia da una settimana. Vediamo se Marx riesce a dare un po' di vita all'attacco della Germania. Oh no, che peccato. Manca solo un minuto al fischio finale e sembra inevitabile la ripetizione della partita. Ma ecco che Archimede. Sembra che gli sia venuta un'idea. Ci sono. Eureka! Archimede, passa Socrate. Socrate indietro per Archimede. Archimede passa ad Heracleitus, supera Hegel. Avanza, avanza! Grosso di Heracleitus, colpo di testa e gol! Ha segnato Socrate, i greci sono letteralmente impazziti, l'entusiasmo è alle stelle! Ha segnato Socrate sul passaggio di Archimede, in campo si accendono delle discussioni. Hegel afferma che la realtà è solo un'aggiunta a priori dell'etica non naturalistica. Kant, attraverso il suo imperativo categorico, sostiene che ontologicamente esiste solo nell'immaginazione e Marx reclama il fuorigioco. Ma Confucio risponde loro con il fischio finale ed è finita! La Germania, che aveva battuto l'Inghilterra di Bentham, Locke e Hobbes in semifinale, è stata sconfitta da un solo gol. Rivediamo com'è andata. Eccolo qui. Cross, colpo di testa e per Leibniz non c'è niente da fare. Guardate la gioia e l'esultanza dei greci. Osserviamoli nell'ordine. Socrate, Empedocle e Diacragora hanno fatto una grande partita. Ed ecco qui Epicuro e Socrate, il capitano, il cui gol è stato probabilmente la cosa più importante di tutta la sua carriera.